Weichsteiner e Rai River prosegue con successo anche sul mercato italiano. La partnership fra la storica casa tedesca e Rai River, il birrificio artigianale irlandese più premiato al mondo, ben 180 premi negli ultimi anni. Una collaborazione dove l'esclusività dell'offerta birraia e il trade union tra due birrifici che fanno della qualità il loro must assoluto. Una collaborazione fattiva che già nel 2023 ha offerto ai beer lovers italiani 4 IPA assolutamente speciali, posizionate sul mercato italiano grazie al capillare lavoro della rete commerciale di Weichsteiner Italia. Un successo che ha dato il via nel 2024 a nuove esclusive proposte che in questo video vengono presentate dal beer sommelier di Weichsteiner Italia, Yuri Betto. Oggi vi presenterò questi 3 prodotti in bottiglia. Sappiate che per il mercato italiano Rai River con questi 3 nuovi prodotti sarà assolutamente solo infusti d'acciaio. Questa è una pale ale di 4 gradi e mezzo, 37 di IBU. L'IBU è la misurazione del grado di amaro e 10 di ABC. ABC è l'intensità del colore. Okay, quindi andiamo a vedere questo prodotto. È un bel colore dorato. La schiuma, come vedete, è fine e persistente. L'olfatto spicca assolutamente la florealità, l'agrumato, pompelmo, bucce d'arancia. Andiamo a assaggiarla. All'assaggio ritrovo quello che ho sentito al naso, quindi ritrovo la mia arancia, la mia buccia d'arancia, il mio pompelmo, questi fiori che mi rimangono in bocca. È una birra da, direi, tra virgolette, tutto pasto, nel senso che la vedrei, è una birra molto fresca, consigliata assolutamente come aperitivo, anche come fine cena. Proseguiamo la nostra degustazione. Prendo una Red Ale, siamo a 4 gradi e 4, 27 di IBU e 30 di ABC. Andiamo a vedere il nostro colore e la nostra schiuma. Come potete vedere è una bella schiuma persistente. Il colore è molto bello e sembra un'ambra scuro, un rosso rubino tenue. Al naso sentori di biscotto, di tostato. Andiamo ad assaggiarla. Ritrovo questo tostato bello, questi profumi, questo sentore di biscotto e di orzo, le caramelle all'orzo, se vi ricordate, i frutti rossi. È una birra da un abbinamento interessante, può tranquillamente tenere delle pizze rosse con prosciutto, con col salamino, con la pancetta, addirittura ci metterei degli spezzatini, magari non di selvaggina, perché ricordiamoci che è comunque una birra da 4 gradi e 4. Proseguiamo e concludiamo la nostra degustazione con la Stout, sempre 4 gradi e mezzo, siamo a 40 di IBU e 59 di ABC. Troviamo nella stessa misura delle altre birre, una schiuma bella e persistente. Questo birrificio lavora molto bene con la schiuma, se vedete è una schiuma bella, si vede. Addirittura questa schiuma qua è una tonaca di frate, non è bianca, quindi è molto carina, molto in linea col colore della birra, che è assolutamente scura, se la vedete è molto molto scura. Sentiamo l'olfatto. Mi arriva tantissimo il cacao amaro, le note di caffè. Al gusto mi ritrovo questo caffè americano, finisce con la liquirizia, finisce con dei sentori veramente veramente interessanti di cacao. L'abbinamento, uno stufato importante e, perché no, un abbinamento storico che sono le ostriche. No? Cosa posso dire? Posso dire che delle 3 birre che ho assaggiato c'è una linearità, vero? Quello che sento al naso poi è quello che poi sento in bocca, quindi è un birrificio che lavora molto bene.